Alla fine dell'allenamento congiunto siamo in compagnia di Thiam, nuovo beniamino di questa Juve Stabia, perché i tifosi ormai quando prendi palla scatta subito l'applauso. Ecco, come ti stai trovando qui a Castellammare, alla Juve Stabia, in queste prime giornate? Sì, a Castellammare mi trovo bene. Da quando sono arrivato sono stato accolto bene dai ragazzi e vedo comunque già un gruppo sano che comunque stiamo cercando di lavorare giorno dopo giorno per migliorare. E il nostro obiettivo è adesso di conoscersi ancora meglio e per comunque attendere gli obiettivi. Castellammare è terra di portieri, sia di quelli costruiti proprio in casa, Giorgio Donnarumma su tutti, ma anche Gennaro Iezzo, Antonio Mirante, per dire qualcuno, ma anche qualcuno che è passato da Castellammare e che non è di Castellammare, come Cervone tanti anni fa a Roma e prova dell'ultimo alla Juve Stabia. Ecco, la scelta di scegliere la Juve Stabia è dovuta anche a questo, magari un fluido positivo che ti possa permettere di metterti in mostra anche tu l'anno prossimo. Barosi adesso è con l'Ascoli, quindi comunque è salito di categoria. Sì, l'anno scorso comunque ho giocato con la Juve Stabia a Foggia, che è la partita che lì ho visto comunque è stata una squadra che anche comunque conoscevo anche alcuni ragazzi tipo Mignanelli che avevano giocato insieme alla Viterbese. E per la scelta di venire alla Juve Stabia è stato comunque il direttore che da quando è arrivato qua che mi ha chiamato subito, che poi dopo ci siamo messi d'accordo e poi comunque sentendo anche alcuni portieri che sono passati, che ho conosciuto tipo Brando anni che abbiamo lo stesso procuratore, che poi dopo lui comunque mi ha parlato bene e io ho detto perché no di venire alla Juve Stabia, perché fare anche il campionato nel girone sud è un altro tipo di campionato, quelli del nord e quelli delle altre parti, per me è più campionato, è più vivo e è comunque per questo che io ho scelto questa piazza, perché anche è una piazza calda. Ecco, i tifosi spero che sia un po' tu il portafortuna di questa Juve Stabia, perché l'anno scorso con il Foggia si è arrivato comunque a un passo dalla Serie B, poi lo possiamo dire, direzione arbitrale dell'andata soprattutto, ma anche quello del ritorno non ha tanto convinto e diciamo il Lecco poi è stato proposto, anche se potremmo dire meritatamente, però c'è stato questo aiutino. Ecco, l'obiettivo tuo personale per quest'anno e di squadra qual è? Il nostro obiettivo quest'anno di squadra è di fare bene e cercare di vincere tutte le partite in casa, perché comunque sono comunque le partite più importanti, e fare punti in casa meglio possibile, cerchiamo di andare avanti, poi dopo facciamo i conti. Ecco, da portiere ti piace stare con il pubblico caldo? Ecco, perché parlavamo di Foggia, adesso Castellammare non è da meno, certo Foggia è una piazza importantissima, ecco, può dare una spinta in più anche un portiere che sta lì in porta, attende diciamo ecco gli avversari, ecco, sentire sempre il pubblico, il tifoso dietro la testa che ti incita? Sì, ma il pubblico comunque ti dà sempre il carico, capito? Il pubblico aiuta anche quando, soprattutto quando giochi in casa, che giochi a casa tua, comunque le altre squadre che vengono a casa tua. Il pubblico è una spinta in più diciamo per una squadra, tipo diciamo che a Foggia diciamo che comunque la forza anche era anche quello, che comunque la gente comunque veniva allo stadio, lo stadio è sempre pieno, diciamo una squadra di Serie C che è la squadra che comunque lo stadio fa 70-80 mila persone, questo è anche una carica in più per una squadra che comunque cerca sempre la vittoria. Ecco, ho imparato qualche parola in napoletano, perché ci sono detto Mignanelli, lui le ha imparate qualcuna. Io comunque, ma la mia moglie è di qua, la mia moglie è di qua, okay. Abita a Mariano, allora vuol dire che anch'io so parlare bene napoletano, li capisco. Ah, quindi ti capisce, lui va benissimo, grazie.